Buongiorno a tutti amici appassionati dei mezzi d'epoca. Oggi è il 21 di ottobre, un sabato, e vi voglio presentare questo bellissimo, veramente bellissimo dumper, un Perlini 530. E diciamo che è un mezzo con una sua storia. Questo qui è un dumper speciale, un dumper largo 4 metri, un dumper da cava che è per usi esclusivamente interni. E questi mezzi erano concepiti dalla Perlini, una allestitrice che nel campo stradale faceva allungamenti per altri camion, faceva terzi e quarti assi Perlini. Tra l'altro il Miosa Delta c'è il terzo asse Perlini, e una cosa di questa una particolarità della Perlini è che faceva anche dumper. Qua vediamo per esempio un bel esempio di questi dumper, che monta un particolare bellissimo motore, che però non posso farvi vedere perché non ho modo di farvi vedere, però posso narrarvelo. È un Detroit Diesel V8 di derivazione militare, un due tempi americano, il due tempi americano. Mi sembra di ricordare, come ha detto il proprietario, che è pure turbo compresso. È un mostro, un gioiellino dell'ingegneria. Un altro Perlini di questi, diceva sempre il proprietario che aveva un altro Perlini, ha fatto 30.000 ore di lavoro quel motore, senza manutenzioni straordinarie. Adesso cerco di mostrarvi l'interno cabina, una cabina singola come di solito vediamo nei mezzi da cava, come gli Astra. Anche Astra faceva mezzi con la cabina singola. E non so quale sia la sua portata, onestamente, non mi sono documentato. Bello da vedere anche in questa cava, diciamo, dove ha fatto tantissimo lavoro. Vediamo questo differenziale, che è qualcosa di mostruoso, di inconcepibilmente grande, direi. Parlando discorsi da bar, diciamo, dicevano che i differenziali del Perlini, ma non so cosa si intendesse per Perlini, cioè parlavamo in generale di Perlini. I differenziali del Perlini avevano del gioco interno, e di solito potevano anche dare delle noie dal punto di vista meccanico. Qua c'è una doppia riduzione, per esempio. Allora c'era un olio apposta, un olio speciale, che aveva della consistenza di grasso, diciamo. Era un grasso che però svolgeva la funzione di olio e veniva utilizzato per questi differenziali qua principalmente, ma volendo poteva anche essere dato sugli altri differenziali. Così una piccola parentesi. È ancora operativo, diciamo, anche se non viene utilizzato tutti i giorni, comunque ogni tanto lo utilizzano. Poi vediamo le gomme Michelin. E la Perlini ha fatto anche la sua storia con questi mezzi, conosciuti sì fino a un certo punto, poi quando è cessata la produzione non se ne è più sentito parlare più di tanto. Ma se ricordo giusto, fino agli anni
80 dovrebbe aver sviluppato qualche prototipo, qualcosa. C'era ancora dell'attività negli anni 80. E niente, io sono contento di aver immortalato questa chicca, questo bel mezzo, che comunque è ancora bellissimo e ha sempre il suo fascino, le sue particolarità, le sue storie da raccontare. Volendo, si accettano offerte, se qualcuno fosse interessato all'acquisto, si potrebbe valutare anche di venderlo, mi raccontava il proprietario. Niente, io vi auguro una serena domenica, una buona giornata e vi invito a iscrivervi al mio canale per trovare sempre queste piccole chicche, queste scoperte che comunque fanno piacere vedere. Buona serata, un abbraccio da Giuz.